spulciare. Se avete letto il titolo sapete che parliamo del Re Leone, un gioco che conoscerete tutti, e questa volta voglio aggiungere alla puntata un punto di vista strettamente nostalgico. Voi direte, ma il retro gaming è sempre nostalgico? Sì, ma mentre tante volte ne trattiamo a livello storico dei giochi di cui parliamo, a questo sono proprio attaccato io, perché nel 1994-95, quindi quando questo gioco era nuovo, mio padre ne portò a casa una copia per DOS su tre floppy che ho ancora, e è stato uno dei primi giochi che io abbia veramente posseduto, i primi giochi originali. Io mi ricordo il regalo del gioco del Leone e di quanto l'ho sfondato su quel computer. Fortunatamente il classico Disney e la sua incarnazione videoludica è stata poi ripubblicata su una serie infinita di console. Ho potuto poi rigiocarmelo da adulto, tra l'altro arrivando anche un poco più in là, perché è un gioco decisamente difficile, ma ne parleremo tra poco, e ho potuto felicemente constatare che non erano gli occhiali della nostalgia che avevo su, ma che questo gioco è veramente nell'Olimpo dei tie-in per quanto riguarda le licenze da lungometraggi o cartoni animati. Infatti, nonostante la mia versione originale su floppy io ce l'abbia ancora, uno dei floppy non è più leggibile, anche se ho ancora il computer su cui girava, quello su cui abbiamo fatto la puntata su Monkey Island. E quindi poi pian piano con Retro Gaming mi sono procurato le cartucce della versione Mega Drive e Super Nintendo, e quindi ci siamo trovati con le altre mezze cartucce e abbiamo giocato la versione Super Nintendo e la versione Mega Drive una accanto all'altra per vedere le differenze. E questa volta è molto più difficile, perché a differenza di Aladdin, che era stato sviluppato da due case diverse ed erano due giochi completamente diversi su Super Nintendo e Sega Mega Drive, qui il gioco è fondamentalmente lo stesso a livello di contenuti e la differenza la fa solo l'implementazione o i limiti della macchina. Nonché angosciante a livello del famoso cimitero degli elefanti. Esatto. Ma porca di quella mignotta, dai. Ecco, dopo vedi, è abbastanza difficile, mi ricordo molto Dark Souls, perché continua a... No ragazzi, non ce la posso fare. Differenze grafiche. Ma poi noi ci chiediamo perché abbiamo così pochi iscritti. Devo dare la vinta a Nintendo questa volta. Io la darei vinta a Sega, sai? Sega sono meno... ha meno colori, ma si vede più roba a destra e a sinistra. Roba. Nintendo è zoomato. È più difficile capire dove stai saltando. A me stanno piacendo i colori della Super Nintendo. No, è vero, i colori sono a meglio. Però guarda, ti do ragione, no. PC Master Race, la versione PC è il meglio di tutte e due, che non abbiamo qui. Cioè la risoluzione di uno, i colori dell'altra e la musica. Sicuramente. Cosa vuol dire zio Hakuna Matata? Senza pensieri. E la tua vita? Sarà. Chi vorrà? Vivrà. Libertà. Ma questo gioco di bello ha anche una bellissima modalità debugging tra un quadro e l'altro. Questa è una battuta di Abe, mettiamo il sottotitolo, dove devi mangiare gli insetti, per cui è un debug. Ah, non l'avevo capita, beh, non era così male. Vedi? Falso entusiasta colpisce ancora. Pensavo fosse peggio. Devo dire che rispetto allo standard... Beh, con questo smanchiamo. Questa scena con il gorilla c'era nel film, ma è stata tagliata all'ultimo, e visto che il videogioco è stato sviluppato assieme, è rimasta. Quindi è una sorta di contenuto speciale che nel film non lo vedremo mai, almeno io non ho mai visto sketch o cose animate. Era un gioco che all'epoca graficamente spaccava di brutto, cioè mi ricordo che lo giocavo e pensando proprio fosse il top dell'epoca. Quindi tutto questo per dire che il gioco a livello visivo è veramente uno spettacolo, secondo me è invecchiato benissimo. Non si può dire lo stesso dal punto di vista della giocabilità, perché il gioco è di una difficoltà di... No! Ecco, infatti. Però prova quello Sega. Sega! Perché è più facile. Esatto, probabilmente dovuto al fatto che la versione Super Nintendo è... Bastardissima. Un po' più bastarda sotto il punto di vista della reattività dei comandi. Tipo in questo momento sto aspettando che quella cazzo di iena di merda si stanchi senza poter uscire e fare nient'altro. Invece devi farti male. Spessissimo devi farti attaccare, se non si stanca. Le sezioni platform del gioco sono basate sul fatto che lui debba appendersi ad appendini grandi più o meno come un pixel del televisore. Quindi basta veramente scorreggiare mentre salti, che è impossibile prenderli. Tutto questo a seguito di checkpoint che generalmente sono una volta ogni 15 minuti. Quindi... Scorreggiare mentre salti è una cosa che proprio capito per la tua. Sì, perché anche nello sforzo. Ma fanculo!
Stupido gorilla di merda. Hanno fatto bene a toglierti dal film. Il resto. Detto questo, il resto è veramente bello. Il level design è molto molto... È vero, sono tutti stradiversi. Sì, perché i livelli sono molto diversi. Non sembra fatto tutto a mattoncini. Questa è l'unica cosa che ti fa venire voglia di provare di nuovo a fare un livello. Bam! Ciao. Chi è là? Ciao. Salta falsa! C'è un bug. Che devo fare? No, c'è un bug. E adesso, ma che panzone. E me ne sto qua e non faccio un cazzo. Basta, gioco finito. Ma veramente. C'è un bug. Se qualcuno sa come risolvere questa cosa, ci risponda nei commenti tra 2 anni. Un'altra cosa che dà fastidissimo è che quando muori diventa nero, poi vedi cioè tipo un momento di scherzi, non può essere così. Nero e poi qui su Super Nintendo. Porca cazzo. Comunque guarda, come ho ancora un dubbio un po' sulla reattività, mi sembra che sia un po' più reattivo Sega. Però continua a prendere roba addosso e su Sega no. Quindi secondo me quel poco meno che salta ti complica tanto le cose, e se magari da una parte spesso riesci a cavartela al pelo, perché comunque non è facile tante volte. Sì, non è una passeggiata neanche di là. Esattamente, le prendi al pelo, le schivi proprio al pelo all'ultimo momento, qui alla fine le pigli tutte. Poi la questione dello zoom, che quella l'abbiamo proprio appurata. Vedi le cose tardi e praticamente le vedi che ti arrivano già addosso. E tanti giochi hanno questo difetto su Super Nintendo quando sono pensati per un'altra console prima. Merda, che sembra di giocare a Re Leone con un elmo in testa. Esplodono perché non vedi un cazzo di niente, non vedi? Vedi i ragni giusto in tempo prima che ti ammazzino, cioè, ma ti pare? E tipo io lo so come cazzo, cioè, che due maroni. Poi diventa buio e poi la scena che muore, cioè buio di è vero, invece lì ti segue esatto, il personaggio, esatto. È meno curato. Ma siete paralleli perfetti. No, sono morto guardando te. Ma fa culo. Ah, dai. Vedi? Ma questa cosa su Super Nintendo ci ho provato un'ora e mezza. Non puoi su Super Nintendo. Non puoi, prova a farla dopo. Guarda come, come ti è grave. Ma è assurdo. Ma mi sento un cretino, magari sono io che sbagliavo qualcosa. Poi qualcos'altro. E la goccia, la lava, il pipistrello, la iena e il tizio Caio e vicino di Falz. Allora, quindi... Sì, però cos'è, saltando sopra non fai più male adesso che pesi 10 volte prima. Infatti, esatto, l'ho notato anch'io. Allora, sembra proprio che la versione Mega Drive sia quella che ne esce vincitrice. In effetti è quella che assomiglia anche più alla versione DOS che io avevo da bambino, la versione SNES. Per quanto io sia Nintendaro, con il suo campo visivo limitato dalla bassa risoluzione orizzontale rende un gioco difficile ancora più difficile. Tuttavia le versioni non si fermano qui. All'epoca ne fu fatta una versione Amiga 1200, decisamente tagliata nei contenuti, mancano 3 livelli e tutti i bonus, inoltre utilizza una modalità a 32 colori che rende ancora più povera la grafica e, come è comune nelle piattaforme Commodore, è progettata per un joystick a un pulsante, quindi si salta con su, diciamo non la migliore delle versioni, ma ancora lontana dalla versione NES. Io la eviterei come la peste, se non per una curiosità storica. La versione NES, che è tratta a sua volta dalla versione Game Boy, è l'ultimo gioco realizzato per la piattaforma a livello commerciale. Uscì il 25 maggio 1995, uscì solo in Europa, ma l'ultimo gioco per NES. Ed è fatto in fretta e furia, è la versione Game Boy ricolorata, ma non solo, si ferma quando Simba dovrebbe crescere, cioè ci sono solo i livelli di Simba da bambino. E poi c'è una schermata statica e il gioco finisce. Praticamente l'ultimo gioco per NES è incompleto. Questa cosa è un po' come Abbey Road per i Beatles, no? Che si termina su una nota... Piccolo aneddoto musicale. E qualcuno potrà dire, beh sì, ma il NES è vecchio, 8-bit, ridurre un gioco del genere su una piattaforma 8-bit non... Perché c'è questa! Questa è la versione Master System ed è veramente un bel regalo che Sega ha fatto, regalo pagato, a quei poveracci che non erano ancora passati nel 94 ai 16-bit, ed è veramente un'ottima riduzione, poi anche portata su Game Gear, ma vi consiglio questa perché ha più, diciamo appunto, campo visivo per giocare, vista la risoluzione più elevata. Questo è il manuale di come fare una riduzione a 8-bit di un gioco contro la versione NES, che è come non fare una riduzione a 8-bit di un gioco.
Quindi per concludere, un ottimo gioco, un ottimo tie-in di un film altrettanto ottimo, fu il secondo film che vedi al cinema, quindi in livelli di nostalgia, qui il primo fu Aladdin. E appunto, se non siete retro gamer ma siete comunque dei giocatori e amate il film della Disney, almeno una volta nella vita dovete giocare il gioco del Re Leone. È come Aladdin, è come il gioco di Aladdin, cioè... Oh! Alla prossima puntata!